In questo tutorial spieghiamo la procedura per accedere al mondo virtuale di Edmondo. La prima cosa è quella di andare al sito di Edmondo, edmondo.indire.it, eccolo, lo vedete a schermo, e nella home page andare a cercare nel menu la voce iscriviti. Vedete che ci sono varie opzioni. La voce che interessa a un docente della scuola italiana è la prima, cioè docente nella scuola italiana. Cliccando lì appare un modulo da riempire in cui inserire nome, il vostro vero nome, il vostro cognome, poi si tratta di scegliere una password, l'indirizzo email e poi il codice fiscale. Dopodiché in chiusura si tratta di indicare il genere, donna o uomo. Ci sono una serie di spunte riguardo la protezione dei dati, dopodiché ci si può registrare. A quel punto un sistema in automatico verificherà attraverso il codice fiscale se voi siete effettivamente docenti della scuola italiana e questo vi abiliterà ad accedere al mondo virtuale di Edmondo attraverso un nome e cognome dell'avatar che sarà lo stesso del vostro nome reale. Dovrete stare solamente attenti nei campi nome dell'avatar e cognome dell'avatar perché il sistema non prevede spazi, caratteri particolari come gli accenti, per cui se voi inserite il vostro nome e cognome reale, il sistema in automatico si preoccuperà di rendere il nome e il cognome dell'avatar compatibile. Allora, abbiamo appena registrato un avatar a Edmondo. Adesso si tratta di scaricare il software che vi permetterà di accedere a Edmondo. Per fare questo, cercate su Google Firestorm Viewer. Eccolo qua, la pagina dei risultati. Il primo risultato è appunto la pagina di Firestorm, che è questa specie di browser per i mondi virtuali che vi servirà. Ecco, qui dovete far altro che cercare la voce di menu download e scaricare. Vedete, ci sono due opzioni, quella che a voi interessa è la seconda, cioè Firestorm Viewer for Open Simulator. Dopodiché, in una schermata successiva, scegliete il sistema operativo del vostro computer per installare la versione relativa. Nel mio caso, sceglierò la versione per Mac. E inizia lo scaricamento del software. Anzi, ancora no, scusate, dobbiamo ulteriormente cliccare su download nella pagina successiva e allora vedete che nella parte in basso dello schermo è iniziato il download. Si tratta di un programma piuttosto pesante, sono 169 mega da scaricare nella versione per Macintosh, probabilmente qualcosa in meno per la versione PC e Linux. A questo punto aspettiamo di scaricare il software, quindi si tratta di lanciare l'installer e seguire passo passo la procedura, fino a che non troverete nel vostro computer un'icona che è molto simile a questa che vedete in basso nel mio schermo, e cioè l'icona di Firestorm versione OpenSim. A questo punto lanciate il client, o meglio Firestorm, e vi apparirà una schermata simile a questa. Per poter entrare in Edmondo serve di fare una procedura. Vedete, nell'angolo in alto a sinistra c'è una voce di menu Io. Questo se avete impostato l'italiano. Ecco, per impostare l'italiano dovete entrare in preferenze e vedete che è possibile selezionare la lingua. Dopodiché si preme OK, se non è cambiata la lingua, chiudete Firestorm e riapritelo e a quel punto la lingua dovrebbe essere impostata su italiano. A questo punto tornate nel menu Io, nel menu Preferenze e nelle etichette sul lato sinistro cercate l'etichetta OpenSim. In questa casella di testo Aggiungi grid inserite il seguente URL. slw.indire.it 2.8002 e
selezionate applica. Questo farà sì che in questa lista sottostante di mondi virtuali, a questo punto, ci sia anche, eccolo qua, il mondo virtuale di Edmondo. Potete premere OK per chiudere la finestra e a questo punto vedete che in questo menu a tendina, tra i vari mondi virtuali, ci sarà anche quello di Edmondo. Siamo pronti per entrare. Vedete che nell'angolo in basso a sinistra potete inserire il vostro nome utente. Il mio è Andrea Benassi, la password che abbiamo scelto al momento della registrazione e a questo punto potete premere su Entra. Si aspetta un po' di tempo, vedete che sta caricando il mondo virtuale che non sta sul vostro computer, sta sul server e vedete pian pianino la barra avanza fino al punto in cui vi ritroverete all'interno del mondo. Questo è il luogo in cui ci troveremo per fare lezione è il luogo in cui entrerete voi al vostro primo accesso, e cioè la cosiddetta Welcome Area. Eccola qua, la riconoscete perché è un giardino verde con alcune panchine disposte in fila. Questo è il luogo in cui faremo lezione durante questo corso per docenti in Edmondo.